What are you looking at? Make-up, moda, musica, cinema, TV e calendari sono una centrifuga di passioni e attività che rendono proprio loro particolarmente glamour, più che follemente provocatrici. Di origine torinese, ed eccola qua. Regina Maiemi, benvenuta. Ciao. Ciao. Come stai? Bene. Un po' di corsa, come sempre, con una, fra una valigia e l'altra, però ce la facciamo. Insomma, una origine torinese, ma poi in realtà lavori veramente... Lavoro ovunque. Sì. Cos'è una drag queen in realtà? Questo. Cioè, cos'è? Questo è la drag queen. La filosofia della drag queen. La filosofia secondo della regina. Drag queen è il creare un personaggio che sia un vero personaggio che chiunque guardandolo possa immaginarselo il mattino dopo che fa la spesa al supermercato. Qual è la tua ricetta preferita? Pasta alla carbonara, se no ci faccio c'è tipo dei ragù meravigliosi, le lasagne, che non si vede? Senti lì che gusto, eh? Potrei invitarvi a cena, potete fare tipo la clerici. Lei è Capricorno, ascendente Ariete, si dice che non ami le forme convenzionali e abbiamo anche saputo che il suo drink preferito è rum e pera, chissà se sarà vero, ma io direi di andare a chiederglielo. Benvenuta Marchesa. Ciao tesoro, ciao a tutti. Come ciao. Stai? Molto bene. Un grande concorso, oramai molto celebre comunque Miss Drag Queen. Molto. Ci sono, io ieri ero a Grosseto, ho conosciuto altre drag queen di Grosseto che parteciperanno. Si ammazzano per partecipare a questo concorso che è veramente ogni anno più grande e prodotto sempre meglio. E ho avuto queste piccole esperienze con il Maggio Musicale Fiorentino, sì, è stato molto interessante. E da lì ecco l'entusiasmo per il mondo della danza comunque, oltre che al mondo del teatro in genere. Assolutamente, da lì poi nascono anche le nostre coreografie, grazie alla Marchesa, le coreografie tipo al Castaro, tutti i balletti che facciamo al Mamma Mia d'Estate o qui al Lab di Lucca. Allora, il rapporto che Marchesa ha con il suo pubblico? Allora, un rapporto negli anni maturato, molto buono, soprattutto con le ragazze lesbiche, si può dire? Sì, perché no? Con i maschietti c'è stato un po' più di difficoltà, perché io sono sempre stata quella carina e non molto drag queen, quindi, e quindi non molto vicino al pubblico maschile gay. Negli anni mi hanno apprezzata un po' di più, è uscita più fuori Marchesa. Comunque Marchesa e Regina Maiemi sono a tutti gli effetti due personaggi molto glamour. Assolutamente glamour, c'è da dire una cosa, che la cosa che ci unisce è una forte amicizia, perché molto spesso subentrano le invidie, le cattiverie, invece noi addirittura abitiamo insieme. Il tuo piatto preferito? Le melanzane alla parmigiana. Allora, no, era praticamente un uomo fra due donne, com'era? La figura del salame. Consiglio una bella tequila boom boom a tutti. Rapporto con il pubblico sessualmente parlando? Guarda la cosa stai facendo?
Alla salute. Questo è il mio è il mio portafortuna, è diritto. Cos'è questo? Tequila boom boom. Devo svelarti un segreto, il rum e pera ormai basta, una croce su. Il nuovo drink per l'estate, tequila boom boom. Anche la Versace ha detto basta con la rum e pera. Lo consiglio a tutti. Allora, e anche Donatella Versace dal suo rehab, dove è in cura, ha detto meglio il tequila boom boom. Allora, il lato migliore e peggiore del vostro carattere? Il nostro lato peggiore... Chiedicelo domani mattina verso le 11, chiedicelo. Domattina alle 11 siamo veramente irrequiete. Se domani mattina verso le 11 ci telefoni, sì, lì avrai tutto il lato peggiore. Ma tutto. Noi evitiamo questo. Evitiamo. Cioè, pensa che c'è già uno dei nostri capi che ha questa abitudine di chiamarci all'1:30 di notte. Agli orari più improbabili. È allucinante, perché anche lui, vabbè, cioè, si sveglia con delle idee e quindi ti chiama, essendo un impulsivo. E quindi all'1:30 chiama e lì ha tutte le volte delle reazioni peggiori. Un difetto ce l'ho, sono molto permalosa, molto molto molto, perché sono egocentrica fondamentalmente. Ed è un signor difetto. Per questo difetto non è necessario aspettare la mattina alle 11, no, ma questo no, sei... No, no, siamo normali alla fine, persone comuni alla fine, quindi... Tengo molto calore io, si vede? Secondo me sono gli estrogeni. Cucù! Comunque... Cioè, capite? Siamo quasi in conclusione del nostro servizio, allora... Dite un po' la vostra, un saluto particolare che volete fare. Intanto, prima di chiudere, noi ti invitiamo ufficialmente e vi invitiamo tutti all'apertura del Mamma Mia. Se tutto va bene, avremo un sacco di ospiti pazzeschi. Io e Marchesa abbiamo anche appena inciso una delle canzoni che sarà il famoso tormentone dell'estate. Marchesa, per te il tuo cantante o la tua cantante preferita? Ah, questa è una domandona. Lei è la Mina Spagnola, che non è purtroppo molto conosciuta in Italia. Monica Naranco. E il vostro presentatore preferito? Mi piace tanto Gerry Scotti, mi piace da morire, mi piace. Sì, è così, non lo so, è Pacioccone, Pacioccone. Come direbbe Vittoria Sivita, è molto sexy, piace molto. Noi intanto vi sbirciamo un po' nel vostro spettacolo di questa sera. Va benissimo. Ce la faremo, ce la faremo. Grazie a voi, grazie. Ciao.